gridate, 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 sai a me che me ne importa. Siamo con Diego Fusaro, ricercatore di storia della filosofia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. I suoi interessi di ricerca orbitano intorno alla storia della filosofia e alla filosofia della storia, con particolare attenzione per il pensiero di Fichte, Hegel, Marx e Gentile e per la storia dei concetti tedesca. È un autore molto prolifico, tra i suoi libri figurano titoli come Bentornato Marx e Minima Mercatalia. Grazie per essere con noi, Diego. Grazie a voi per avermi invitato. Avremo alcune domande abbastanza veloci. E la prima. Generalmente si tende a separare la filosofia dall'economia. Secondo lei, tra queste discipline c'è o dovrebbe esserci una interdipendenza o altro tipo di rapporto? Il fatto che si tenda a separare la filosofia dall'economia è uno dei drammi, non il solo naturalmente, uno dei drammi del nostro tempo ed è ideologicamente non neutro, perché corrisponde in parte al sogno di un'economia che non si fa più giudicare e conoscere da un sapere che non sia l'economia stessa. Ora, lasciare l'economia agli economisti significa essenzialmente lasciarla priva di uno sguardo critico, contestativo e valutativo, a tal punto che io nelle mie ricerche sostengo che l'economia, gli economisti stanno all'economia come i teologi stavano a Dio, nel senso che manca uno sguardo critico sul proprio oggetto. Quindi la filosofia non può essere esclusa, deve avere una sua interrogazione radicale anche nel tema dell'economia. Appunto, l'ideologia oggi dominante tende a privare la filosofia della possibilità di intervenire sull'economia, ma è già una, potremmo dire, un portato ideologico del nostro tempo, quello di un'economia che non si lasci più giudicare, che diventi una forma di teologia. Ora, dal mio punto di vista, e ampia parte dei miei lavori sono consacrati esattamente a questo tema, la filosofia deve occuparsi anche dell'economia, non solo naturalmente, ma anche dell'economia. In che senso? Nel senso che in estrema sintesi, non starò qui ad avventurarmi in un tentativo di definizione di che cos'è la filosofia, ma in estrema sintesi la filosofia si occupa della totalità, dell'intero, laddove invece le scienze, fra cui l'economia, si occupano della parte sempre, astratta dall'intero. La filosofia si occupa dell'intero, della totalità, del senso totale della realtà in cui siamo. E all'interno di questo senso totale vi è ovviamente anche il côté economico rispetto a cui la filosofia deve prendere posizioni interrogandolo all'interno della totalità. Quindi la filosofia non può non occuparsi dell'economia, a maggior ragione oggi, nell'epoca del capitalismo in cui l'economia è la scienza dominante, in cui l'economia diventa una forma assoluta che si pretende non giudicabile né valutabile. Per cui nel mio libro, soprattutto Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo, ho esplicitato e sviluppato questo tema. La filosofia deve criticare l'economia, deve prendere posizione rispetto ad essa, deve conoscere il mondo che innalza l'economia a forma di sapere indubitabile. E questo con buona pace dei teologi della globalizzazione, cioè gli economisti, che pretenderebbero essere il loro oggetto qualcosa di non criticabile né conoscibile. Sono essi stessi vittima di quello che nei Quaderni del carcere Gramsci chiama, con un'espressione a mio giudizio impeccabile, il cretinismo economico. Il cretinismo economico, cioè appunto quel dogmatismo accecante tale per cui l'economista oggi non mette mai in discussione il proprio oggetto. No? L'economia è il successore logico della teologia oggi. No? Il mercato stesso, almeno come imposto io il discorso nei miei lavori, è il successore logico e cronologico della teologia, no? Il dio mercato, monoteismo del mercato. Questo peraltro è potremmo dire una logica interna allo sviluppo stesso del moderno capitalismo, se pensiamo che già Adam Smith, nel suo celebre scritto sulla ricchezza delle nazioni, trasferisce dalla divinità tradizionale all'immanenza del mercato capitalistico le prerogative tradizionali della divinità, no? La mano invisibile è il modo in cui entra nell'ambito, nel piano immanente del mercato economico, la prerogativa divina della provvidenza. E si potrebbero fare mille altri esempi in cui non mi avventuro, ma solo per dare un cenno fondamentale sulla necessità, ma sulla imprescindibilità di uno sguardo filosofico per interrogare l'economia.